Lido di Montauro elegge il suo sindaco che tutelerà i bagnanti. Un anticipo di elezioni con tanto di urne, schede e matite per esprimere il voto, solo che in ballo non c'era l'elezione al Parlamento italiano, ma la carica di sindaco di un lido balneare della costa ionica catanzarese. L'iniziativa si è svolta al Dadada Beach Village di Montauro e a spuntarla è stata Giulia Critelli, prima donna ad indossare la fascia tricolore, subentrando al posto del sindaco uscente Gerry. La neosindaca ha sbaragliato i suoi competitor Alessio ed Angela conquistando lo scranno con oltre 160 preferenze su circa 400 votanti tra grandi e piccini. Il primo cittadino del Lido, come un vero sindaco, ha il compito di ascoltare le richieste ed i suggerimenti dei cittadini balneari, risolvere eventuali piccole criticità amministrative e garantire il buon andamento della vita tra gli ombrelloni, indire eventi, cene, spettacoli e tutto quanto i suoi assessorati predisporranno. Sembra un gioco estivo, e infatti lo è, ma il Dadada Beach Village è vissuto molto seriamente. Il Lido, per volontà dei gestori, nasce come un vero e proprio modello di città in scala e i residenti, sotto gli ombrelloni, ottengono un vero e proprio certificato di residenza, completo di dati anagrafici, via e numero civico.